Buongiorno, nuvoloso San Francisco. Sono le 8 del mattino e sto andando a prendere la mia nave che mi porterà ad Alcatraz. Oggi ci dedichiamo alla storia del penitenziario più famoso degli Stati Uniti d'America. Ehi, un camion della Coca-Cola. Non si vedevano solo a Natale? Eccoci al molo 29, noi dobbiamo andare al 33 laggiù. Saliamo. Serve ancora la mascherina. Vanno allo snack bar, mica male. Vediamo di andare sul retro. Ok, benvenuti ad Alcatraz, cominciamo il nostro giro. Pensavo fossero veri e invece no. Tra l'altro questo muro è spesso ben 3 metri e continua anche all'interno, è gigantesco. Questa non è ancora la prigione, ma era la caserma dove stavano gli ufficiali. Qua c'è la torre di vedetta. L'isola ha aperto come prigione nel 34 e ha chiuso poi nel 63 per i costi di gestione troppo alti. Nel 69 è stata occupata dai nativi americani per un po' di anni per una protesta, che poi è stata chiusa con la forza da parte del governo. Queste erano le residenze degli ufficiali e queste alcune delle case degli ufficiali stessi, che effettivamente vivevano sull'isola con le famiglie. Salve. L'idea di costruire una prigione su un'isola è quella di rendere la fuga impossibile. Perché era così complicata? Perché queste acque sono sempre estremamente fredde. Siamo a giugno praticamente, ho la giacca e la felpa perché fa freddo, ci sono 15 gradi. Immaginate d'inverno quanto diventano fredde e devi nuotare per un sacco di tempo prima di arrivare alla costa. E l'ipotermia di solito aveva la meglio, in particolare su chi ha provato a fuggire da qua. Qua tenevano l'acqua che usavano su Alcatraz. Questo era il lobitorio, dove effettivamente portavano i corpi senza vita dei prigionieri. E qua si entra effettivamente nella prigione. Qua era la zona dove davano i vestiti ai prigionieri che arrivavano. Le divise erano azzurro chiaro, non arancioni. Ti davano le scarpe, ti prendevano gli effetti personali, ti facevi la barba, i capelli. Insomma, conformavano tutti quanti e li rendevano il più uguali possibile. Ovviamente li perquisivano anche per evitare che portassero armi all'interno o droghe di qualsiasi tipo. Queste erano le docce in cui si lavavano i prigionieri. E tra l'altro, fun fact, queste docce erano una delle poche nelle prigioni che avevano l'acqua calda, che poteva essere considerato un lusso effettivamente. Erano solo uomini e le docce avevano l'acqua calda per evitare che i prigionieri si abituassero troppo all'acqua fredda, per poi quindi decidere di provare a tuffarsi nell'acqua intorno all'isola per fuggire, che era gelida. Ma una volta che ti abitui all'acqua fredda qua, e quindi usavano l'acqua calda per evitare che gli venisse l'idea di dire: vabbè, comunque ce la posso fare, ora che mi sono abituato all'acqua fredda, a farmi una nuotata fino alla costa. E comunque Alcatraz non è lontana da San Francisco, cioè sono 15 minuti in barca, a nuoto è tanto. Però l'audioguida la danno a tutti ed è compresa nel prezzo del biglietto. Si preme il verde per far partire nei momenti giusti, quando c'è il segno rosso. E niente, ci sono anche in diverse lingue, c'è anche italiano. Io l'ho preso in inglese. Dio, questa è la parte centrale delle celle. I corridoi hanno i nomi tipo le vie delle strade. Porca, queste erano le celle. Sono minuscole, eh. Un cesso, un lavandino, una mini scrivania con seduta e la brandina, che ovviamente aveva un materasso, ma non so se vi rendete conto di quanto è piccola. Ovviamente erano tutte identiche e ad uso singolo. Questi sono i personaggi che raccontano la storia di Alcatraz nell'audioguida. Il tizio qua vi sta parlando. Raccontata da ufficiali che lavoravano qua. E questi invece i prigionieri. Quando arrivavano gli davano anche una copia delle regole. Poi si facevano il letto e diventava così. Tra l'altro si poteva fumare qua dentro e ti davano le sigarette il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Un pacchetto per ogni prigioniero. Anche se non fumavi te lo davano comunque. Times Square, perché questa via si chiama Broadway, è quella centrale. Questo era il cortile della ricreazione, dove giocavano a baseball, sport. E i prigionieri che si comportavano meglio, ecco, potevano accedervici. Questo è il cortile, si vede quanta aria c'è, quanto vento c'è. Non oso immaginare d'inverno cosa diventa questo posto. Questo è il blocco
sacco D, dove sono stati contenuti alcuni dei criminali peggiori degli Stati Uniti, come Al Capone o Machine Gun Kelly, proprio in queste celle. Comunque erano leggermente più grosse che le altre. Queste erano le celle migliori di Alcatraz, ma anche le più isolate per i prigionieri peggiori. Ed eccoci alle celle peggiori, quelle dell'isolamento. Stavano completamente al buio qua dentro, anche perché questa porta veniva chiusa. E uno dei prigionieri sta raccontando che il gioco che faceva era prendere un bottone che si era staccato dalla divisa e lanciarlo contro il muro. Contate che era completamente al buio. E poi semplicemente lo cercava sul pavimento finché lo trovava, lo raccoglieva e lo rilanciava. Avanti così, per ore e giorni. Questo era il suo modo di passare il tempo. Al buio totale. Assurdo. Il pavimento vibra, cioè balla, non so perché. Qua c'era il bagno ovviamente, che è stato rimosso. Cioè immaginate che follia. Alcuni prigionieri avevano accesso alla libreria. Se ti comportavi bene, avevi il privilegio di leggere dei libri o riviste. Questa era la parte più luminosa della prigione, la zona delle celle più agognata da tutti. Uno dei prigionieri sapeva come fare l'uncinetto perché sua nonna gliel'aveva insegnato e quindi continuava a farlo anche in prigione e lo insegnò un sacco di altri criminali qua dentro. Immaginatevi questi bestioni a fare l'uncinetto. È una scena che fa anche abbastanza ridere. Giocavano a dama e potevano anche ascoltare la radio. Avevano anche l'ora di musica. Questi erano alcuni degli strumenti. Qua dipingevano e questa era la zona dove potevano i familiari venire a trovare le persone imprigionate, perché sì, si poteva visitare i prigionieri con un sacco di restrizioni ovviamente. Earlier on the morning of June 12, 1962, Officer Bill Long had been in charge of the first count of the day, and at the sound of the bell the inmates were supposed to be dressed and up standing in front of their doors for count. Bill, there's a guy up here I can't get up. Well, it's the sergeant, says I'll get him up. And he was laying in there, so I reached in through the bars and I hit the pillow. Lord knows what happened. The head fell off on the floor. One of the other officers there said, here's another one, Bill, right here. There's one up here, Bill. And I said, don't touch it. A horror movie. And I was right in the middle of it. Diedero l'allarme, ma ormai era già troppo tardi. I tre fuggitivi, che in realtà erano quattro, ma uno non riuscì a scappare, che in teoria fu, a detta sua, l'ideatore del piano stesso, recuperarono dei cucchiai dalla mensa più e più volte, con i quali cominciarono gli scavi del muro, ma non effettivamente quei cucchiai, modificando i cucchiai stessi, riuscendo a scavare il muro. Questo perché durante le pulizie dei corridoi esterni si erano resi conto che i muri non erano così spessi e che c'erano i condotti di aerazione che portavano al tetto. Cominciarono quindi lentamente a scavare nel muro, in particolare lo facevano quando c'era l'ora di musica, così erano coperti dal rumore degli strumenti in giro per tutto il carcere, e lentamente nel corso di mesi riuscirono a completare questi scavi nel muro. Costruirono le teste di cemento e la notte le misero a letto e poi fuggirono, infilandosi nei condotti e arrivando al tetto. Una volta sul tetto scavalcarono e si lanciarono in mare. Giorni dopo fu poi trovata una zattera abbandonata sulle coste vicino al Golden Gate, e non si sa se effettivamente siano riusciti ad arrivare e fuggire oppure se siano semplicemente morti di freddo durante la tentata fuga. Non si è mai capito, non sono mai stati ritrovati questi personaggi o mai stati presi. Tecnicamente potrebbero essere ancora in libertà oppure potrebbero essere morti. La versione ufficiale è che siano morti nella fuga per via del freddo all'epoca. Ma ecco, purtroppo, non avendoli mai trovati, non si può sapere. E uno di questi quattro, colui che ha ideato il piano, purtroppo rimase bloccato indietro perché aveva scavato troppo il suo buco nel muro e quindi dovettero richiuderlo con del cemento, perché altrimenti si sarebbe visto ed era impossibile da coprire durante i giorni. Solo che lo richiusero troppo e la notte della fuga non riuscì a infilarsi nel buco, e quindi dopo svariati tentativi si arrese e lasciò perdere l'idea della fuga e restò poi qua per tutta la vita. Questa era la sala da pranzo. Per 20 minuti tutti i giorni, due volte al giorno, venivano effettivamente i prigionieri a mangiare qua, e avevano coltelli, forchette, cucchiai, ed era effettivamente la zona più pericolosa di Alcatraz, perché in quel momento erano tutti potenzialmente armati. Questo era il menù. Tutti i coltelli avevano il loro posto nella cucina, sagomato in questo modo, così da poterli mettere sempre a posto. Ma ogni tanto qualche coltello sparì lo stesso e tre persone morirono uccise effettivamente da dei coltelli rubati dalle cucine. Tra l'altro, cosa interessante, il cibo da regolamento federale doveva essere non solo mangiabile, tecnicamente buono e non
sbobba, ma doveva essere anche relativamente ben presentato. Questa era proprio una legge, doveva essere così. E infatti nessuno si è mai lamentato, almeno qua ad Alcatraz, della questione cibo, perché era abbastanza ben gestito, a quello che dicono almeno. Pazzesca sta roba, non la sapevo. E previene la questione climatica, che tra pioggia e vento deteriorava molto velocemente i muri e gli edifici presenti sull'isola, i costi di manutenzione erano troppo alti, e per via del fatto che non era più pensata la prigione come un luogo di punizione, ma doveva essere pensata come un luogo di riforma, decisero ufficialmente di chiuderla nel 63 e spostarono tutti i prigionieri presenti sull'isola. E queste sul muro sono le foto degli ultimi prigionieri che hanno lasciato Alcatraz il 21 marzo del 1963. Qua si riconsegna l'audioguida e poi si va verso lo store. Beh, come può non esserci uno store? Davvero super interessante. Doveva essere veramente assurdo stare qua. Beh, merchandise ben tematizzato comunque. Le palle con cui giocavano, le tazze dei prigionieri. Lol. Sono proprio bravi gli americani in queste robe, c'è poco da fare. E questo conclude il tour di una delle prigioni più famose della storia, se non la più famosa della storia, su cui sono stati basati tantissimi film e serie TV, tra cui Prison Break. Non è la storia di Alcatraz, non c'entra niente, ma hanno preso un sacco di ispirazione per alcune delle fughe che effettivamente sono state realizzate qua. Il prezzo del biglietto è di $44. Devo dire che secondo me li vale, nel senso che è veramente molto interessante. Se passate di qua, un giretto da Alcatraz va fatto. Bene, direi che oggi è abbastanza. Noi ci rivediamo domani con un altro episodio, il penultimo di questa serie, che ricomincerà esattamente da questo punto. Ora torno a San Francisco e ci facciamo un po' di esplorazione. A domani.